grazie di aver accettato questo invito. Oggi parleremo di diritti online. Io però vorrei innanzitutto rivendicare un diritto non online di non indossare la cravatta superati i 30 gradi. E vi chiedo scusa per l'esercizio di questo diritto, essendo l'unico al tavolo, ahimè, a non portare la cravatta. E siamo qui comunque per presentare il progetto Sportello Web Reputation per il cittadino, che è frutto del lavoro congiunto di tre Corecom che rappresentano molto bene l'Italia centrale, cioè il Corecom Abruzzo, Lazio e Marche, con la collaborazione della società Reputation Manager, un progetto al quale l'Agicom ha con piacere dato il proprio patrocinio e che si inquadra nell'ambito delle attività di tutela dei diritti dei cittadini e in particolare dei minori nel sistema delle comunicazioni. Ora, quindi innanzitutto il mio ringraziamento va ai presidenti dei tre Corecom che hanno dato impulso a questa pregevole iniziativa, che è molto innovativa e di grande interesse per le attività sulle quali è impegnata l'autorità e che conferma la positiva e efficace sinergia che c'è tra l'autorità e i Corecom. Il tema della protezione dei minori su internet e più in generale della tutela dei diritti sulla rete, come sappiamo, è attualissimo. Voglio sottolineare una ovvietà, ma lo è particolarmente solo se consideriamo le iniziative che sono state assunte quest'anno. Mi limito a richiamare la dichiarazione per i diritti e i doveri in internet oggetto del lavoro di un'apposita commissione parlamentare e i disegni di legge costituzionale sull'accesso ad internet e anche quello sul cyberbullismo e sulla tutela del minore. Quindi non v'è dubbio, lo sappiamo tutti, che la rete ormai è una dimensione fondamentale all'interno della quale si svolge e si sviluppa la nostra personalità. Quindi noi giuristi diciamo che la riconosciamo nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, è uno dei luoghi fondamentali dove avviene lo sviluppo della persona. E se è così, oltre al diritto alla rete, che nessuno pensa minimamente di mettere in discussione, l'autorità non lo ha mai pensato neanche quando ha approvato il regolamento sul diritto d'autore, è chiaro che sulla rete dobbiamo garantire i diritti di tutti e soprattutto il diritto al rispetto della propria identità digitale, l'identità digitale che oggi si sta quasi sovrapponendo all'identità reale, cioè conta più quello che noi siamo su internet rispetto a quello che noi siamo sulla vita reale, ahimè, nel senso che per sapere qualche informazione su una persona la prima cosa che facciamo è un Google. Questo progetto pilota è frutto di una collaborazione, sottolineo gratuita, perché siamo in periodo di spending review, tra i tre Corecom proponenti e una società specializzata in materia, la Reputation Manager, che vanta un'esperienza decennale specifica in questo settore e che ha al suo attivo 500 progetti di gestione della web reputation per conto anche, direi, non solo di aziende, ma anche e soprattutto di istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali. Io non mi dilungo perché poi sarà oggetto della presentazione da parte degli altri presenti, delle persone presenti al panel. Non mi dilungo nell'analisi di come funziona questo sportello online, che è basato sulle segnalazioni dei cittadini ed è un sistema che risponde alla policy della Commissione europea, che già dal 2012 ha sviluppato una strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, fondata su 5 azioni chiave: innanzitutto strumenti di segnalazione semplici, poi impostazioni di privacy adatte all'età, un maggior ricorso alla classificazione dei contenuti, e una maggiore diffusione e disponibilità dei controlli parentali e un'effettiva rimozione dei materiali nocivi. Ma questo progetto ha anche un'altra importante funzione, che è quella di fornire alle famiglie gli strumenti tecnici ed informativi per consentire, per aiutare i minori a navigare in modo consapevole su internet. Dalle analisi che abbiamo svolto noi come autorità
e in particolare nel libro bianco Medi e Minori, è venuto fuori che i ragazzi nell'uso della rete dimostrano mancanza di criticità e una sorta di passività, nel senso che si lasciano guidare dalla casualità della navigazione. Quindi è essenziale ad acquisire quella che viene chiamata una competenza mediale, cioè una capacità di avvalersi in modo critico dello strumento informatico. Inoltre è innegabile che per realizzare un'effettiva tutela dei cittadini che vanno in rete dobbiamo modificare, modernizzare diciamo, le nostre tradizionali categorie giuridiche e i relativi istituti di tutela, perché devono essere adattati ad un mondo nuovo, al mondo virtuale, essendo invece nati in un mondo digitale che è ormai obsoleto. In questo senso questo implica da parte delle istituzioni una presa di coscienza di questo fenomeno nuovo e anche una capacità di trasformazione. In questo senso il progetto che oggi presentiamo costituisce un passo in avanti davvero importante e vorrei sottolineare innovativo. Io non voglio rubare altro tempo, passerei la parola al Presidente Cardani per il suo intervento di apertura.